Allora, salve a tutti, eccoci di nuovo qui, insieme. Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che nel frattempo si sono iscritti dall'ultimo video, probabilmente saranno una o due persone, comunque ringrazio comunque. Bene. Passiamo questa volta ad un video che ci racconta un unboxing. Questa mattina sono andato ad accompagnare un mio amico, collega, presso un negozio qui di Roma, un Apple Retail, e ci stavo pensando da qualche tempo, però ho approfittato della situazione e mi sono fatto un regalino. Il regalino in questione, eccolo qua. Ebbene sì, questo è il MacBook Air. Ora, nella collezione li abbiamo veramente tutti. Abbiamo il MacBook. Per quanto mi riguarda, ho il MacBook Pro 15 pollici, ho l'iMac 24 pollici, ho il Mac Mini e ora mi mancava il MacBook Air, e poi mi mancherebbe soltanto il Mac Pro e abbiamo la dotazione completa. Allora, questo ovviamente è l'ultima versione, quella uscita a giugno a luglio insieme a Lion, quindi con Lion già installato. È la versione da 11 pollici e 4, da 11 pollici, e quella con unità da 128 giga. Ma avrei voluto in realtà fare un upgrade e prendere e farci installare un processore no, stavo vedendo che è andato in stand by il computer, spero che abbia continuato a registrare. Vediamo un po'. Dicevo, volevo fare un upgrade e farci installare il processore i7, ma poi non mi andava di aspettare, perché avrei dovuto a quel punto ordinare, perché o si prende il modello che hanno disponibile, oppure bisogna per gli aggiornamenti bisogna ordinare, e a me non andava sinceramente. Mi sono accontentato di non apportare nessuna modifica e prendere quindi il modello suddetto, e quindi diciamo non base, perché il base è quello con hard disk da 64, però diciamo quasi base. Bene, andiamo ad aprire la scatola. Metto un po' più giù perché sennò non si vede. Ecco qui, spero si veda meglio. Andiamo ad aprire la scatola ed ecco qui, vediamo cosa contiene la confezione. Allora, ovviamente, metto così, spero si veda meglio, il MacBook Air, sottilissimo, veramente veramente sottile, non so se si riesce ad apprezzare lo spessore veramente minimo del computer. Quindi poi nella confezione abbiamo il MacSafe
classico, standard, no, è più piccolo di quello che ho sul MacBook Pro, suppongo. Mi sembra più piccolo. Sì, è del modello nuovo probabilmente. Poi abbiamo il pacchetto con vediamo un po' cosa contiene. Apriamo ed abbiamo libricino, sì, abbiamo questo libricino e purtroppo non è, non so se si vede, se si vede bene il tutto. Poi abbiamo ancora quest'altro fogliettino che è quello delle garanzie e così via, forse così si vede un po' meglio, i classici e immancabili adesivi Apple, e quindi questa scatolina è finita. Poi abbiamo ancora su quest'altro lato il cavo con presa americana, quindi eccolo qui, che va attaccato al MagSafe, quindi quello con presa italiana, eccolo qui, e poi mi era stato detto che era presente anche la pennetta USB con il sistema operativo, ma non mi sembra di trovarla, quindi no, anzi no, non mi sembra, non c'è proprio, quindi non so se il ragazzo ha detto una cosa non vera o se nella mia confezione questa cosa è venuta a mancare. Non credo, per cui penso che non sia proprio prevista. No, non c'è, ecco qui, questo è tutto quello che era nella confezione. Non c'è. Mi sembrava strano, perché ho chiesto proprio appositamente, ma devo fare un disco devo creare un disco di boot del computer, un recovery diciamo, e mi è stato detto no, guarda, all'interno c'è già la chiavetta con il sistema operativo. Ora questo è una cosa che io andrò a verificare, ora ho fatto questo video molto veloce, ma in realtà devo uscire, quindi non ho molto tempo. Volevo condividere questo breve video con voi. Andrò a verificare sul sito della Apple stessa se è prevista questa chiavetta. Non vedo assolutamente, non c'è proprio no. Vabbè, questo lo andremo a verificare, come detto. Togliamo. Mi sono preso anche la borsa perché non è possibile averlo senza. Ecco qui. Sono un po' maniaco, per cui non rompo nulla, mi piace anche tenere le scatole, devo dire, così quando eventualmente devo rivendere posso dare tranquillamente tutto a tutti. Ecco, è veramente sottilissimo. Lo apriamo ed ecco qui il nuovo MacBook Air da 11 pollici, il modello nuovo, modello da 11 pollici con
processore Intel Core 2 Duo i5 da 1,6, se non vado errato. È sottilissimo, credetemi, è sottilissimo. Le dotazioni sono una USB su questo lato, ce n'è un'altra, suppongo, penso che sia una USB, adesso da qui non riesco a vedere, su quest'altro lato. È leggero, cioè leggero, insomma, non è leggerissimo, ma è veramente, sembra di star tenere una, cioè non so come posso farvi vedere lo spessore, veramente ridotto al minimo. Eccolo qui, è veramente veramente, vabbè, è inutile ripetere, insomma, è bellissimo, cioè piccolissimo e bellissimo. Ora mi informerò riguardo questa cosa e magari lo metterò nelle note del video, questa cosa appunto della pennetta, però suppongo che se non c'è nella confezione, suppongo che si sia sbagliato il ragazzo, ma in realtà non c'è, insomma. Bene, detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione. Non posso fare la prima accensione perché veramente non ho tempo, perché sto per uscire, quindi volevo soltanto, siccome tornerò probabilmente tardi e poi non mi andrete a fare l'unboxing, ma vorrò iniziare ad usarlo, quindi ho deciso di farlo adesso e poi niente, pubblicherò e poi lo farò la prima accensione. Mi dispiace non condividerla con voi, ma vado un po' di fretta. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima, al prossimo video. Per chi va in vacanza, buone ferie, visto che oggi è il 4 di agosto. Per chi resta a casa, buona serata. Ciao e alla prossima. Ciao ciao.